colletta di oggi e il Vangelo che oggi è previsto con le sue letture sembrano essere complementari, o meglio ancora giustapposti. Per quale motivo? Perché la colletta ci dice così: Dio grande e misericordioso, quanto più si avvicina la festa della nostra redenzione, tanto più cresca in noi il fervore per celebrare santamente il mistero della Pasqua. Mentre il Vangelo ci pone davanti il famoso episodio dell'accusa pubblica di Gesù di essere un imbroglione, e anche il testo di Geremia iniziale ci racconta il profeta di come Dio sia stato premuroso nei confronti del popolo, ma come il popolo abbia voluto camminare per conto suo. Quindi, ai buoni propositi della colletta, tanto più cresca in noi il fervore per celebrare santamente il mistero della Pasqua, si avvicina la festa della redenzione, abbiamo un Vangelo che ci fa riflettere in un altro senso. E quindi l'accostamento di questi due temi, secondo me, può essere molto interessante. Ascoltiamo prima il Vangelo. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo Gesù stava scacciando un demonio che era muto. Uscito il demonio, il muto cominciò a parlare e le folle furono prese da stupore. Ma alcuni dissero: è per mezzo di Belzebù, il capo dei demoni, che egli scaccia i demoni. Altri poi, per metterlo alla prova, gli domandavano un segno dal cielo. Egli, conoscendo le loro intenzioni, disse: ogni regno diviso in se stesso va in rovina e una casa cade sull'altra. Ora, se anche Satana è diviso in se stesso, come potrà stare in piedi il suo regno? Voi dite che io scaccio i demoni per mezzo di Belzebul, ma se io scaccio i demoni per mezzo di Belzebul, i vostri figli, per mezzo di chi li scacciano? Per questo saranno loro i vostri giudici. Se invece io scaccio i demoni con il dito di Dio, allora è giunto a voi il regno di Dio. Quando un uomo forte e bene armato fa la guardia al suo palazzo, ciò che possiede è sicuro. Ma se arriva uno più forte di lui e lo vince, gli strappa via le armi nelle quali confidava e ne spartisce il bottino. Chi non è con me è contro di me, e chi non raccoglie me disperde. Un episodio pubblico molto eclatante, e cioè l'accusa di essere in combutta con Belzebul per ingannare le persone. È per mezzo di Belzebul, capo dei demoni, che gli scaccia i demoni. Quindi un'argomentazione che nasce dalla pancia, dalla voglia di contrapporsi a Gesù, non certamente da un ragionamento, come lui stesso dirà. È strano che Belzebul voglia instaurare il suo regno compattendosi fra se stesso. E Gesù pone un secondo argomento di natura assolutamente razionale quando dice: quando un uomo forte, ben armato, fa la guardia al suo palazzo, beh, soltanto uno più forte lo può vincere. E quindi conclude: chi non è contro di me, chi non è con me, scusate, è contro di me, e chi non raccoglie con me disperde. Insomma, alla fine state assumendo la decisione peggiore della vostra vita, cioè quella di staccarvi dall'uomo forte, dall'uomo che invece può e deve potervi guidare. E allora, dicevo, questa contrapposizione con la colletta, che invece è il fervore che cresce tanto più si avvicina la festa della Pasqua, come possiamo commentarlo? Beh, secondo me lo rannodiamo con la prima lettura, il testo di Geremia. Infatti il testo di Geremia dice: ascoltate la mia voce e io sarò il vostro Dio e voi sarete il mio popolo. Certo, poi aggiunge la fotografia storica: ma essi non ascoltarono, né prestarono orecchio alla mia parola. Da quando i vostri padri sono usciti dall'Egitto fino ad oggi, io vi ho inviato con assidua premura tutti i miei servi, i profeti, ma voi non li avete voluti ascoltare. Insomma, capite allora che quel fervore, il desiderio di celebrare la Pasqua, nasce soltanto in coloro che, o colui, che ha fatto questo percorso di purificazione quaresimale. Altrimenti il rischio qual è? Il rischio è di valutare le cose di Dio in una maniera troppo umana, come fecero questi che lo accusarono pubblicamente. Non rispondeva ai loro cliché e quindi Gesù lo percepirono come una minaccia. E quindi, come una minaccia, cercarono certamente di combatterlo anche con armi
diciamolo chiaramente, non lecite. Qual è l'insegnamento allora che ci portiamo a casa oggi? Beh, ci portiamo un insegnamento interessante. Quanto la nostra mentalità, se non capace di rinnovarsi, possa diventare un ostacolo all'incontro con il Signore. Per fare questo c'è una medicina molto semplice, che è quella di scegliere il Signore e sceglierlo nella buona e nella cattiva sorte, non perché le cose ci vanno bene o perché le cose ci vanno male. E allora in questo modo, se Lui veramente ci guiderà in ogni ambito della nostra esistenza, allora tutto questo sarà decisamente più semplice. Ci vediamo domani. Grazie.